Super ciao ragazzi miei e bentornati su Uncharted l'abisso d'oro. Andiamo a continuare la partita precedentemente interrotta, il capitolo 16, la sala dei sette padri. Veloci, senza tante cerimonie, andiamo veloci perché dobbiamo giocare. Eccoci. Avevamo lasciato la bella Marisa Chase, bella insomma, quel poco che si vede nei pixel di cui è composta, l'avevamo lasciata qui che a piangere sul cadavere del nonno ritrovato per caso in questo monastero, cos'è, si sa, rovine. Allora, qui c'è la corda, ma noi siamo arrivati di qua, quindi forse dobbiamo andare di qua. Peres era vicinissima. Okay. La spada deve essere qui da qualche parte. Dove nasconderebbe una spada un monaco del XVI secolo? Deve essere questa, la cripta di Esteban. Bene, vediamo cos'hai qui, Stefano. Ecco, ci siamo. Stefano, suppongo. Bene, Stefano, vecchi mia, ecco la tua spada. Tu dove diavolo sei? Avevo ragione. Altri simboli. Dei segni. Che devo fare? Tocca la spada per fare una copia. Ah. Ditino, ditino, struscino, strusciamo il ditino. Ah, tutte le parti. Vabbè. Quanti ce n'è? Sei, ancora tre. Madonna. E l'ultima sarà la punta. Olè. La spada di Stefano. L'hai trovata? Già, è proprio lei. Splendido. Chase, aspetta. Non l'avremmo mai trovata senza di lui. Senza tuo nonno. E se troviamo Kivira sarà una scoperta sua. E anche tua. No. Sarà nostra. Sochi, ricordi? Lui ha dato inizio a tutto e noi concluderemo. È ciò che avrebbe voluto. E lo vuoi anche tu? Sì. È quello che voglio. Andiamo. Ma qui non ci sono toseri, tesori, non ci sono qua? Trofei, tesori, robe, cose. Possibile? Va bene. Ok, scopriamo perché quel prete nascondeva quella spada. Chase, sei sicura di voler fare questo mestiere? Sì, penso di sì. È ciò che si aspettava mio nonno. Beh, allora, guardati attorno. I cacciatori di tesori vivono in posti... Lo stire, bella, perché questi sono anche i posti in cui moriamo. Dante! Gettala via. Forza. Ok. Tu, vieni qui. Aspetta! Ci hai seguiti? Sì, ed è stato un bene. Stavate diventando un bel po' intimi. Aspetta, posso spiegarti? Ah, sì? Allora spiegami quel numero giù alla baraccopoli. Ci ho messo una settimana a ripulirmi dal fango. Andiamo, Dante. Sai bene che è stato un incidente. Oh, sì? Stavi tramando alle mie spalle. Volevi fare il doppio gioco? Non... Almeno lei non se la fa con Garro. Oh, Drake, è difficile dire no a uno psicopatico che ti punta una pistola. Non è vero, piccola?
Oh, ehi, è il generale. Stavo giusto dicendo a questi... Sì, è questo il problema di voi americani. Che parlate. Ecco. Non fate altro che parlare. Che sto facendo? No! Ecco fatto, signor Dante. Lo psicopatico non ti sta più puntando la pistola. Tu non hai altrettanta fortuna. Ehi, lasciala stare, Garro. Lei non ha più nulla a che fare con lui. Che cosa vuoi? No, basta chiacchiere. So perché siete qui. Voglio la spada. E tu chiediti cosa non vuoi. Vedere il suo bel faccino fare... puff. D'accordo, lasciala andare e ti darò la spada. Nate, no! Lo sai, ci ucciderà comunque. Dammi la spada. Poi parleremo della ragazza. Ok. Se la chiedi gentilmente. Scappa! Chase! Basta! Portatela via di qua. Dannato Garro, se l'hai fatto male, giuro che... Le parole, signor Drake, non possono nulla di fronte a questa. Adesso sì che capisco perché volevi rubarmela. È davvero un'ottima spada. Di certo appartenuta a un soldato. Dopo tutti questi anni, è ancora ben affilata. Figlio di puttana. Parole. Quando il signor Dante si sveglierà, se si sveglierà, potrete parlare quanto vorrete. Adios. Uccideteli! Non bene, oioi, guardalo lì. Ma è morto? Dove si... Lo faccio uscire io. No. Oh, la madonna. No, c'ha il bombardone. Lo dovrei prendere. Abile e ricaricato. Devo riuscire a prenderlo. Sono uscito proprio nel momento propizio, Dai. Olè, perfetto. Dai, usiamolo. No. Chi mi spa? No. È morto? Sì. Chi di quanti ce n'è? No. Dove sei? C'è uno dietro. Eccolo lì. No. Madonna, sta camera. Poi. Ehi. Chi è che mi spara? No. C'è più? Si è svegliato Gigi. C'è più? Andiamo a vedere cosa. Dante. Impossibile. Non ci credo. Porca merda. La schiena. Dai, lo so che mi vuoi bene. Bene. Se avessi una spina dorsale saresti morto. Grazie a te, Garro ha preso Chase. E questo posto sta per diventare la sala dei 9, padri. Oh, carina. Oh, cavolo. Dovevo immaginarmelo. Aspetta. Ma com'è che è di nuovo colpa mia? Ti ci ho trascinato io qui? No? Gli amici. Ti chiedo di aiutarmi ed ecco che ottengo. Amici? Ah, ora sono tuo amico. Pensavo di essere una spina nel fianco. Ok. Tregua. Dai, Drake. Un tempo eravamo soci, no? Varrà pur qualcosa. Ah, sì? Ecco cosa vale. Che dici se la tengo io per un po'? Me lo merito.
Ammetto, me lo merito. Fa male, ma me lo merito. Già. No! Fa male. Ok. Ehi, eroe. Come usciamo da qui? Me lo merito, fa male, ma me lo merito. Ragazzi, a me questa chat qui mi sembra quello che è scritto meglio di tutti. Però, ripeto, come vi ho detto nell'altro video, non a livello di storia, perché ovviamente la storia di Uncharted 4 o anche del 2 è molto più bella, ma per come sono scritti i dialoghi, le battute, la finezza dei dialoghi, semplici, ma molto veramente... botte e risposta. Vecchio, qui? Sì, l'abbiamo trovato più indietro. Ah, mi chiedevo che cosa gli fosse successo. Lascia perdere, ok? Cosa? Sicuro? Cosa credi, che voglia rubargli i denti d'oro? Cristo, Drake, non sono un mostro. No, ai mostri vendi solo i tuoi amici. Sto solo tenendo lontani i proiettili dalla mia testa. Credi farebbe qualche differenza? Poi per come sono costruiti i personaggi dà molto comunque l'impressione di un gioco minore rispetto agli altri. Forse anche perché questo personaggio qua, Dante, non si è più visto, quindi forse sono io che lo associo un po' a un personaggio minore, può darsi. Però non lo so, di per sé la storia mi dà l'idea di una storia minore, secondaria, da spin-off ci sta. Insomma, non è uno spin-off. Beh, non saprei se si può considerare spin-off. Però questi dialoghi sono carini, veramente bellini. Molto da fumetto, non saprei dire. Di qua, buttiamolo giù e passiamo. Arte muraria del 500, ci andrai a nozze, sapevano il fatto loro. Sì, non come te. Sei riuscito a finire almeno la quinta elementare. Perché? Vedi la malta? È stato sigillato a metà del 1700, dopo che l'ordine fu bandito. Oh, bandito? No, hai capito male, Drake. Furono condannati all'inferno. Già, chiusi in una tomba, costretti a sorbirsi una lezione eterna di storia della Chiesa, ignorante. Ha finito, professore. Ora appoggi la spalla. Su, diamoci dentro. Sì. Pronto? Vale. Un'altra basterà. Certo, se la meriterebbe davvero una remaster 17, perfetto. Che toglie tutti questi controlli touch, sarebbe un lavoro della Madonna dover tagliare. Che è? Tagliare, ricostruire, rifare. Infatti non credo la faranno mai. Tra l'altro questo gioco è anche canonico, perché anche se non è Naughty Dog, credo che Naughty Dog abbia comunque collaborato con loro. E tra l'altro mi sembra che già, non mi ricordo se in Uncharted 3 o in Uncharted 4, nel diario di Drake c'è un riferimento a questo gioco qui. Ora non mi ricordo se anche in Uncharted 4, nella soffitta iniziale dove c'è, insomma, di casa di Nathan Drake, non mi ricordo se c'è dei riferimenti a questo gioco. Se avete giocato il 4 sapete, no, che nella soffitta di Nathan Drake ci sono tutti dei reperti, riferimenti ai vari episodi. Mi sembra che ci sia qualcosa anche di questo. Un anello, oppure il medaglione, non lo so, mi sembra ci sia qualcosa. A buono. Quindi insomma è un gioco che fa parte a tutti gli effetti della serie, non è stato assolutamente rinnegato, anzi si può considerare tranquillamente canonico. Dovrebbe essere semplicemente ambientato prima del primo questo. Però da come è fatto insomma si vede che non è un gioco minore, insomma non è un gioco assolutamente da buttare. Dai! A parte per il controllo delle sparatorie è da buttare, sì. Ci c'è un tesoro. Cazzo. Ma che fa? È rimasto lì. Però laggiù c'è un tesoro, eh. Come lo prendo? Fall, dammi il fall.
delle musiche del primo. Va bene, ci piaccia. Forse ci salto da qui. Andiamo a vedere. Proviamo. Sì, dai. Che cool. Tesoro. Olè, ma li ho quasi tutti questi glifi. E si risale di qui. Sì, ovviamente. Qua, andiamo. Aspetta, cosa c'è qua? Niente. C'è un tesoro invece. Bene. So come ho fatto a vederlo il tesoro lì. Chase, è bloccata. Dammi la pistola. Perché? Così puoi aiutare Guerra a farla fuori. Cristo, Drake. No, Dante. Sei solo un mercenario. Dai, quello stronzo mi ha quasi spezzato la schiena, ricordi? Drake, lei morirà. No, non morirà. Drake, la mia pistola. Già, come no. Drake, dammi la pistola. Non ti ho sparato in troppi, Dante. Non me ne serve. Devo sparare allora, forse. Nella testa. Morto. Dai. Tre colpi, tre uomini. No, 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 non bene, non bene, non bene. Merda, merda. Crepa. No, non mi colpi infiniti. Ole. Vai, vai. Dai, perché si perde in queste cose? Spracchiamo un po'. Guarda come devo girarmi. Da Madonna. Olè. Morto? Non è morto. Chase, vai. Ok, andiamo. Occhio. Quanti sono? Capino, capino. Ole. Ci siamo. No, c'era il mitraglio. Ah, okay, lo devo usare. Tu me li tieni lontani? Devo porta usarlo adesso. Ok. Mori. Ma non ne becco nemmeno uno. Ancora. Basta. Facendo una strage.
È una strage. Forza, dobbiamo ritrovarla. Chris, okay. Drake l'hai quasi uccisa. Un'altra volta. Sì. Muoviti e basta. Salvato. C'è niente qui, c'è niente. Ancora il muretto. Vieni lì. Su, spingi con me, possiamo ancora salvarla. Ah, tutto un tratto hai bisogno non di... Non c'è tempo per le stronzate. Stronzate? Stava per restarci secca. Ora Garrow le starà spezzando il suo bel collo e solo perché tu non mi vuoi dare la pistola. Se sei preoccupato per lei, perché non mi aiuti? Drake, da quanto mi conosci? Ho mai pugnalato qualcuno alle spalle? Dimmi. No, ma non t'avevo mai visto andare a letto con un criminale come Garrow. Ma dai. Va bene. Ma non pensare, mi fidi di te. Vedi? Tanta agitazione per nulla. Vuoi aiutarmi o cosa? Testa di cazzo. Dai. Perché deve andare prima? Cosa gli sono passato attraverso? Che è sta? Che succede? Via. Bombardiamo, bombardiamo. Quella. Dai, girati. Presa in testa la prima, però. Via, 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 via. Bombe, bombe, bombe. Alleo. Ehi, Luzzi, dammi Luzzi. Dove? No, 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 no. Ma come mi devo muovere? Aia, aia. Sbo. Cosa abbiamo qui? Niente. Attenzione, attenzione, attenzione. Testa, testa, testa. Oh, no. Bombe. No! Cazzo, 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 cazzo! Para! Sta sparatoria è immensa! Non fermarti, dobbiamo trovare Chase! Ok. Tesori, ci lasciamo tutti dietro! La Wes, dammi la Wes. Molto bene. Niente. Di qua. Sì, sì. L'ho sentita, deve essere... Ehi, indietro! Nate! Lasciami! Uccideteli! Puta! Venga qui! No! Cristo, quello sì che spara! Non si scherza! Venga qui! No! Figlio di puttana! Non, ti sei stancato di respirare. Un modo di agire. Io resto qui e sorprendo la via di fuga. Non si sa mai. Grazie. Grande aiuto di quanto meno. Io mi sbrigherei.
Gary è nervoso come quando gli sputano sul giù. Oh no 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 no. Via. Anche questo qui. Questo c'è macina questo. Dai su su. Ancora. Non mi dica così fino alla fine. Non mi dica così tutto il tempo. No, 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 no. No. Ok, non mi prendo. No, mi prendo, mi prendo. Dai, 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 dai. Ora te le do però, ora te le do. Guarda, guarda. Beh. Hai visto? Andiamo. Fa tanto il grosso, poi muori, non è che c'è tante speranze. Vabbè, c'è niente. No, 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 visto, c'è il tesoro, c'è il tesoro. Meglio non lanciarsi, insomma. Ah, ok. L'enorme culo di Garro non passa di qua. Ottimo, possiamo anticiparlo. Piano geniale, affrontiamo il tizio con l'esercito. Hai un'idea migliore? È il tuo lavoro, ricordi? Io sono un mercenario senza contratto. Dopo di te. Ottimo. Mi dispiace per il suono di Windows che si è sentito sempre sui filmati, ci deve essere qualche rumore, mi dispiace ragazzi. Purtroppo ormai non posso fare checkpoint, se rifaccio il checkpoint mi riparte di qui, quindi vabbè ragazzi, mi dispiace. Suono di Windows gratis per voi. Oh. Ok. Attenzione. Qui c'è un calo di frame rate imbarazzante. Fermo. No. Uno. Quanti ce n'è? Bomba, 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 bomba. Boh, perché non mi tiri la bomba? Porca merda! Porca merda! Ole. Ma perché non si può tirare la bomba mentre si mira? Ma non ha senso. Via da qui! Ok. Bene, 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 bene. Tieni giù le mani! Cosa fai? Garro! Ah, signor Drake, sei più tenace di una sanguisuga affamata. Ma mi chiedo, è la ragazza che vuoi o questa? Non mi interessa la spada. Lascia andare lei. Sul serio? E allora chi tradurrà questi meravigliosi simboli? Simboli? Non so di che stai parlando. No, certo che no. Guardati intorno. Lassù, sopra la tua testa. Questo posto sta per saltare in aria. Addio, signor Drake. No, aspetta. Risparmialo. E ti aiuterò. Chase, no. Non puoi fidarti di lui. Ci si può sempre fidare di un soldato. Siamo d'accordo. Fate uscire gli uomini. Hai perso, amico mio. Già, lo vedremo.
No, abbiamo perso. Bastardo, ha avviato il timer. Non si può spegnere. Andiamocene. Aia. No, merda. Presto. Sì. Mi ha spappolato. No, merda. Presto. Sì. Dietro di te. Vai. Credo sia stato qua. Su. Ta 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 ta. Non ti fermare. Così a fare accordi con Garro. Lo sai bene. Resisti, arrivo! Resisti? Vuoi scherzare? Smettila di scalciare! Vuoi che ti lasciano andare? Beh, sì! Questa è bella. Una pignata che scalcia e urla. Ti pare il momento? Stavo scherzando! Dobbiamo riuscire a salire. Non sarà così facile. Non lo è mai. Ma è bellissimo come si punzecchiano continuamente. Go 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 go. Va, no, vai dritto. Oh. Sali, sali. Guarda come va Dante, guardalo lì. Aia, 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 aia. Su, su, su. No, anche lì. Anche lì no, dai, su, 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 su. No, mori, non è il momento. Attenzione, no. Non è il momento. Meno male c'ho la Wes. Spaccagli il culo. Ancora. No, non ci arrivo, non ci arrivo, non ci arrivo. Dai. E adesso? Ah, signor Drake. Potrei dirmi sorpreso, ma mentirei. Chase, tutto ok? Sì, sto... Ah! Questa guerra ha ucciso molti uomini, ma le donne sono state risparmiate. Mi dispiacerebbe fosse proprio lei la prima vittima. Ma quale guerra? Sei solo un criminale che cerca di rubare il lavoro di mio nonno! Questo appartiene al buono versato il sangue per me! Ora ti suggerisco di restare calma, signorita! Uccideteli! Venaki! Perché dovrei rischiare il collo per me? Non ce la posso fare! Cazzo! Su, vai! E... Sorry, qui. Ah, qui è l'inizio. Siamo tornati indietro, giustamente. Quando si entra in questo buco. Però ora è notte, è bella sta cosa. Dunque, qui dentro. No, non c'è niente. Sembrava. Non finisce mai. No, di là. Perché è tutto così alto? Cavolo, ma non la smetti mai di lamentarti. No. Ci sparano addosso. Dai, no. Non si mira niente. Non si mira mai. Anche di nuovo da qui. Ma perché? Vabbè. Quella. Meno male c'ho la US2. Su. Non è il momento di fermarsi.
cos'è stato? Giù, Drake, per Dio. Gira. Ma come? Ti do tutto. Aiuto. Giù. Giù. Mamma mia, no. Esplodi. Dai, su. È un mio morto. Ma cosa miri? Te giù. Oh, bravo. Non mi fa rifare tutto, ti prego. Ovviamente. Forza, giù. Dai. Fatto fuori il bombardone, vai giù. Spara lì. Dai. Oh, olè. E non è morto ancora, sai? Su! Non muore! Mori! Perché non muore? Colpo! Cazzo, non ti fermare! Non pestarmi la mano, ok? Attento con quei piedi, coglione! Ehi! Coglione! Andiamo! Oh, bello questo! Vai, prendi il bombardone, finita la musica. Di qua. Tornata la musica. No. Madonna, 2 frame rate al giorno proprio. No. Dove vado? Qui? No. Fatto. Andiamo avanti, ecco cosa. Forza. Dove? Di qua? Come si fa ad andare qua su? Dove vado? Andiamo avanti. Help. Ah, di qua. Bastardi, statemi lontano. È vicino a quei furgoni, forza. Cazzo. Aia. No, non ti metto a fare equilibrista, andiamo, non è il momento. Nate, aiuto! Non so perché ti segui in questo intreccio, credo. Potrebbe essere in pericolo, muoviamoci. Hanno bruciato tutto. Siamo arrivati tardi. Tranquillo, Chase è in gamba, sa badare a se stessa. Tu? Invece no. Ma se sei tu che hai coinvolto Garro, lascerai che la uccida? L'ho mai detto? Sta un po' a sentire. Garro ha provato a tagliarmi fuori, perché ho i contatti. Dubito che il tuo pappone di Buenos Aires ci tornerà utile. Ma non mi dire. Garro è più furbo di te. E te ne nego, Drake. Il bello degli Stati Uniti d'America è che abbiamo i migliori mercenari al mondo. Ah, sei diventato il generale Jason Dante. Vuoi comprarti un esercito? Qualcosa del genere. No, riuscirai solo a far ammazzare Chase. Sai qual è la differenza tra noi due? Io ho qualcosa che tu non hai. I quattrini, Drake. I quattrini. Ecco, appunto. Finalmente concordiamo su qualcosa. A te non interessano che i soldi. Senti chi parla. Tu e il tuo stupido anello ereditato. Dimostra di valere qualcosa. Negli ultimi anni non hai svolto che lavoretti da 2 soldi per gentaglia come me. Che vuoi fare? Spararmi? Faccerò il tuo contratto. Lascia che mi occupi io, Vincenzo. Tu corri a piangere da sangue. So che lo farai. Non ho bisogno di sangue. Sally, ho bisogno di te. Questo l'ho capito. Non capisco invece perché vuoi rischiare tanto per questa Chase che conosci appena. Ok, ma sappi che non ti piacerà. Non mi piace già ora. Sai quanto ho speso per venire qui? Beh, nei guai. Ed è tutta colpa mia. È che Dante mi ha convinto a... No, per la cazzo di miseria. Nate, dimmi che Dante non c'entra niente. Ok, Dante non c'entra niente. Non più, almeno.
Ma... Garro sì. Sì, e ha preso la ragazza. Questa storia va di bene in meglio. Quindi è l'esercito di El Generale che va alla foresta pluviale. Allora lo conosci, eh? Lo so, tutti lo conoscono. Ma, ehi, non è più un generale. Dillo al suo maledetto esercito. Ok. Lasciamo perdere. Finisce la storia. Dove la sta portando? Ti ho già parlato della spada di Stefano. Questa è la copia che ne ho fatto. Cavolo, è una spada minuscola. No, 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 è che ho strappato la copia in piccoli riquadri. È una serie di acqueforti, vedi? Si ricombinano come un puzzle. Ogni pezzo ha un simbolo nell'angolo. Se si associano i simboli, i frammenti creano un'immagine più grande. Che diavolo è? Guarda. Bellissimo questo... questo arrivo di Sully inaspettato. Veramente dei dialoghi bellissimi. Quando Drake gli punta la pistola, lì c'è veramente un bel momento, cavolo. Sicuramente è un episodio nettamente superiore al 3, ma anche al primo. Assolutamente meglio anche del primo, ovviamente. Qui ricomporre tutte queste cose è un casino, però, ogni volta. Dai. Niente. Oh, vedi, perfetto. Qui, questo qui. E vai. Manca un pezzo? Perfetto. Era lì sopra, ma era girato. Marcos Denisa incise questa mappa sulla spada di Stefano nel corso del rituale delle serie Sidarius che doveva salvare l'anima di Stefano. La selva della Serpientes. La giungla dei serpenti. Sì, proprio lì. Ok, bene. Dimmi dove di preciso. Beh, se non sbaglio, questo è il Tempio dei Serpenti. La via d'accesso a Kivira. Porca vacca. La città d'oro. Sì. Suo nonno ha passato anni a cercarla. Se vedessi la passione di Chase per il suo lavoro... Non lo so, Sully, credo di essermi fatto trasportare. Avrei dovuto dissuaderla. Di che cazzo stai parlando? Ricordi perché ho scelto questa vita? Certo che lo ricordo. E allora spiegami perché ho sprecato così tanti anni facendo lavori di merda per gente come Dante. Gli affari possono girare male di tanto in tanto. E questo è il punto. Per noi sono solo affari. Per lei invece no. Per prima cosa rilassati, ok? Perché da quello che mi hai detto la ragazza sembra perfettamente in grado di badare a se stessa. Aveva a che fare con Dante Garro ben prima del tuo arrivo, giusto? Sì, credo di sì. Allora sarà abbastanza furba da non dire tutto subito, così avranno bisogno di lei. E dici che finché Garro avrà bisogno di lei... Non le accadrà nulla. Ok. Bene. Noi dobbiamo essere più furbi, non abbiamo un esercito, per cui non passeremo di lì. Che ne dici di questo bacino fluviale qui? Conosco uno che può fornirci l'equipaggiamento senza fare domande. Allora mi aiuterai? Certo che ti aiuto. Sono qui, giusto? È questo che fanno i soci. No. Questo lo fanno i soci in gamba. Aspetta, aspetta. Che c'è? Non sarai già stanco, vero? Dopo 3 giorni di pagaiate controcorrente, apa, stramaledette zanzare e piragna? Ma neanche per sogno. Che sembra un po'... rigido. Me l'ha detto anche Consuela. Un bocconcino che ho lasciato a Bogotà per venire quassù a giocare con te. Ok, non lo voglio sapere. Stai solo facendo melina. No, no. Ma... quanto hai detto che mancava? Non l'ho detto. A qualcuno è caduto il GPS nel drink, ricordi? Avrai una stramaledetta mappa, no? Non lo so, ci siamo quasi. Alle rovine dell'acquedotto andiamo verso l'interno. Forza, dai. Pronto? Beh, sai ragazzo, sono stato nella merda 1000 volte, ma mai avuto bastoni tra le mani. Non è quello che ha detto Consuela. Non potevi permetterti un motore? Non so, magari un fuoribordo.
Va bene ragazzi, ci fermiamo qua, che è stata una parte veramente bella, forse la migliore di tutto il gioco finora, con tutta la parte nel tempio, la chiesa, cos'era, e finendo poi con l'arrivo di Sally, bellissimo, inaspettato, tra l'altro mi sembra anche un po' ringiovanito, qui ci sono i cani che abbaiano e quindi io chiudo ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, seguitemi su Instagram, Telegram e Twitch perché facciamo live tutte le sere, più o meno, sì, quindi vi aspetto da altre parti e al prossimo video ragazzi, super ciao e... l'ho già detto al prossimo, quindi ciao, va, ciao.